Buongiorno a tutti. L'ecografia polmonare ha subito una larghissima diffusione negli ultimi tempi e questo pone la necessità di aumentare la confidenza degli operatori, soprattutto meno esperti, con i findings ultrasonografici polmonari e inoltre quello di aumentare la riproducibilità della diagnostica, delle B-lines, della sindrome alveolare ecografica tra differenti tipologie di score e tra differenti operatori. Infatti noi sappiamo che riconoscere un pattern A da un pattern B è piuttosto semplice dal punto di vista qualitativo. Tuttavia la caratterizzazione ultrasonografica delle linee B per quello che riguarda la loro distanza, la loro coalescenza, intensità, persistenza durante tutto il ciclo respiratorio può essere veramente non intuitivo. Infatti è vero che possono essere anche semplicemente contate le linee B quando sono poche, tuttavia quando iniziano a diventare più numerose e tra loro confluenti diventa difficile oggettivarle in una maniera realmente quantitativa. E questo è un esempio, perché noi sappiamo che le ultime raccomandazioni suggeriscono quello di andare a quantificare lo spazio della scansione ecografica occupata dalle linee B, se preferite, della sindrome interstiziale ecografica, rispetto allo spazio risparmiato, fornendo una percentuale soggettiva dell'interessamento e gravità della sindrome interstiziale. Tuttavia, distinguere tra di loro le singole immagini ecografiche può essere difficile e questo diventa rilevante dal punto di vista clinico nel momento in cui i nostri findings e le nostre impressioni devono essere trasformati in un numero per costituire uno score di gravità clinico per il paziente. Ovviamente questo è una cosa molto facilmente ottenibile con un qualunque software, con un qualunque algoritmo che a livello pixel-pixel riesce a quantificare lo spazio occupato dalla mia sindrome interstiziale sulla scansione ecografica. Inoltre, un approccio algoritmico inizia a diventare molto importante, direi fondamentale in ultrasonologia, anche dal punto di vista biologico. Perché lavorando noi sulla quantificazione delle scale di grigio, dobbiamo tenere a mente che la retina umana ha una capacità di risoluzione al massimo di 30 sfumature di grigio e che inoltre, se noi ragioniamo in termini di linee B e di spazio occupato dallo schermo, dalla sindrome interstiziale, può non essere in tutti i casi così semplice distinguere il nero dal grigio scuro, dal grigio chiaro o dal bianco. Perché questo dipende molte volte non tanto dal tono, dall'intensità della linea B, quanto dalla tonalità, dall'intensità, dalla sfumatura del sottofondo, che tradotto in termini ultrasonografici, questo dipende dal setting e dalle impostazioni del singolo ecografo. Infatti se voi vi focalizzate su questa linea centrale scura, che potete immaginarvela come una linea B, vedete in realtà che quello che si modifica non è il tono di questa linea, non è tanto il tono in sé del nostro finding ecografico, quanto semplicemente la sfumatura del fondo, che potrebbe essere il parenchima polmonare. E un qualunque software non cade in questo inganno perché in maniera molto molto semplice è in grado di differenziare a livello pixel pixel dalle 255 sfumature di grigio in su e di quantificarle. Ed è questo il motivo per cui noi ci siamo determinati a introdurre nei software ecografici e negli apparecchi di ultrasonologia clinica degli algoritmi in grado di fungere da un supporto diagnostico al clinico nell'interpretazione delle immagini. Così si compongono questi approcci, che fondamentalmente consiste di tre processi. Uno è quello della lavorazione dell'immagine, dell'estrazione
del parenchima polmonare e della identificazione della linea pleurica, l'altro è un'analisi tissutale, infine la classificazione di quanti più dati possibili, il più delle volte attraverso network di intelligenza artificiale. E questo approccio che cosa ha permesso? Ha permesso innanzitutto di capire meglio la fisiologia e la fisiopatologia delle linee B, in primo luogo, in secondo luogo di superare quelli che sono dei limiti clinici dell'ecografia point of care. Prima di tutto abbiamo capito che è fondamentale per una quantificazione della gravità della malattia a ragionare ed analizzare filmati, quindi multiframe, e non singole immagini considerate rappresentativa dell'intera zona esplorata. E in secondo luogo abbiamo imparato che gli algoritmi sono in grado di tradurre le immagini ecografiche che voi vedete al centro di questa diapositiva in numeri attraverso una esemplificazione della frequenza delle scale di grigio, e quindi alle immagini dall'alto in basso corrisponderanno dei numeri che in questo caso voi vedete essere 37, 83, 137, che corrispondono in una maniera molto precisa in questo studio all'interessamento interstizio alveolare del polmone. Inoltre abbiamo capito, attraverso questo approccio sistematico di tipo algoritmico, che le linee B sono strettamente correlate con l'extravascular lung water, molto di più rispetto alla TAC, e che invece sono relativamente poco legate alla densità fisica del polmone, rendendo pertanto l'ecografia una tecnica molto più simile alla risonanza magnetica, in questo studio utilizzando la gravitometria come gold standard. Pertanto, in base alle assunzioni che vi ho presentato, abbiamo sviluppato un software alla fine del 2020 nel quale abbiamo confrontato tra di loro i differenti score clinici proposti, abbiamo validato gli score clinici che si basano sulla quantificazione della percentuale di schermo occupata dalle linee B come rappresentativo di core di malattia e come correlazione con l'extravascular lung water, ma la cosa più importante è che abbiamo finalmente dimostrato che attraverso un semplice algoritmo la riproducibilità tra gli osservatori aumenta grandemente. Seconda cosa, un approccio sistematico con l'utilizzo del texture analysis basato su un software di istogrammi è stato in grado di superare uno dei limiti dell'ecografia, che è quello di non essere in grado di rilevare dei consolidamenti non subpleurici, essendo sostanzialmente la tecnica in sé una tecnica di superficie. Se voi vedete nella seconda immagine in basso, la linea rossa identifica un consolidamento visualizzato nella corrispondente scansione TAC che non è visibile ad occhio nudo dall'ecografia, ma che viene facilmente identificato da questi istogrammi qui rappresentati in verde, che riescono ad identificare anche laddove ad occhio nudo non è visibile. In pazienti con polmonite comunitarie questo approccio si è dimostrato essere superiore alla radiografia del torace, all'ecografia clinica visuale, come dire, l'ecografia clinica focalizzata, e all'insieme delle due metodiche, essendo pertanto in grado di superare il limite della distanza fisica del consolidamento dalla linea pleurica. Un'altra applicazione è quella di sintetizzare la capacità dell'ecografia di essere nel contempo in grado di quantificare la gravità della sindrome interstiziale, quindi la severità dell'interessamento polmonare da un lato, e dall'altro quello di essere utilizzata come monitoraggio della aereazione polmonare. Ora, noi tutti sappiamo che nel momento in cui un paziente viene sottoposto a ventilazione meccanica con pressioni moderate o alte, le linee B non vengono più visualizzate, pertanto questo ci impedisce di quantificare, di monitorizzare nel tempo in maniera precisa la progressione della malattia. E questo avviene perché? Perché l'applicazione nel contesto del sistema polmone gabbia toracica va a far sì che le molecole di acqua libere nel polmone abbiano una dimensione ed un numero
più piccolo in relazione alla lunghezza d'onda degli ultrasuoni applicati, e questo non permette l'identificazione della linea B come classicamente conosciuta. Tuttavia, un'analisi della tessitura delle scale di grigio, qui rappresentata di nuovo in verde, vi fa vedere come sia in un paziente ventilato a PIP 5 sia in un paziente ventilato a PIP più alte, noi siamo in grado di quantificare, di identificare l'extravascular languota del paziente indipendentemente dalla modalità di ventilazione che sono applicate. Pertanto, sempre alla fine del 2020, abbiamo deciso di sviluppare degli algoritmi che partissero dall'analisi della linea pleurica. La linea pleurica, che peraltro è l'unica struttura areale che viene direttamente visualizzata dall'ecografia, dalla quale poi dipartono la maggior parte degli artefatti. E mediante una analisi con matrici di concorrenza ed utilizzando analisi statistiche di secondo ordine, siamo riusciti a differenziare tra di loro differenti tipi di edema polmonare, cioè il grande capitolo degli edemi idrostatici da quelli lesionali, o se volete, in altre parole, di differenziare a solo livello di imaging un edema polmonare prevalente componente cardiogena da un RDS. Come voi vedete nel pannello B e nel pannello C al centro dello schermo, la tessitura dell'immagine è completamente diversa, e questo sembra essere vero anche per quello che riguarda la capacità degli ultrasuoni con metodiche algoritmiche di differenziare la ARDS da Covid-19 da altri tipi di ARDS, qui vedete ben rappresentate nei colori verdi e rosso. Ultimo ma non ultimo, non posso non menzionare un campo di ricerca sempre più vasto, nel quale, mediante l'adozione di metodiche di speckle tracking mutuate dall'ecocardiografia, gli ultrasuoni sembrano essere in grado di rappresentare bene i cambiamenti di ventilazione in tempo reale a livello del parenchima polmonare, inclusa la iperdistensione. Alla luce di tutto questo, le mie conclusioni sono che una progressiva automazione sarà sicuramente una cosa da implementare al fine di ridurre la variabilità intra ed interosservatore e di giungere ad una più omogenea standardizzazione dei differenti score che sono stati proposti. A livello di diagnostica, sicuramente l'integrazione con sistemi di intelligenza artificiale permetterà una raccolta ed un'analisi dei dati molto più veloce, senza aumentare i rischi e i costi per il sistema sanitario. Potete solo immaginare, anche alla luce della recente esperienza della pandemia da Covid-19, quanto possa essere utile un sistema automatizzato di supporto alla diagnosi nel clinico per la diagnosi differenziale e il monitoraggio dei differenti tipi di insufficienza respiratoria, laddove eventuali test, tamponi o esami culturali non fossero ancora o immediatamente disponibili. Quindi la mia conclusione è che effettivamente il meglio deve ancora venire per quello che riguarda le molteplici applicazioni dell'ecografia polmonare, soprattutto in ambito intensivo. Io vi ringrazio e vi lascio qui le nostre mail e account Twitter, e siamo a vostra disposizione per ogni tipo di collaborazione possibile. Grazie.